cresce la voglia di Napoli creativa. Dopo il buon debutto registrato nell'ottobre del 2012 e la conferma ottenuta pochi mesi dopo dall'edizione primaverile, Napoli Creativa si sta preparando nel migliore dei modi per la sua terza edizione, in scena dall'8 al 10 novembre 2013 alla Mostra d'Oltremare. La manifestazione è dedicata alle arti manuali, lobbistica e il bricolage. Dal suo debutto avvenuto nell'ottobre del 2008 alla Fiera di Bergamo, sta ottenendo un successo travolgente. Apprezzamenti che non potevano mancare di certo anche a Napoli, data la riconoscenza grande passione e fantasia della gente del sud per tutto ciò che è creativo. Un forte interesse che si è tradotto nella prossima edizione partenopea di un importante incremento nel numero degli espositori. Sono già 80 le aziende che hanno confermato la loro presenza, con un incremento del 33% rispetto alle 60 che avevano partecipato un anno fa. Soddisfazione nelle parole dell'assessore ai giovani Alessandra Clemente. Sì, quando è iniziata questa sfida, un assessorato con esclusiva delega alla creatività e giovani all'innovazione, l'obiettivo era quello di mettere in campo delle azioni che siano strutturali e che facessero dei giovani un reale momento di protagonismo per la città di Napoli, per il paese, attraverso due strumenti, la creatività e l'innovazione. La fiera che vedrà la città di Napoli attraversata da momenti di esibizione di creatività dall'8 al 10 novembre rientra in una di queste azioni. Abbiamo, attraverso un bando pubblico e quindi rompendo quel pregiudizio che per fare le cose bisogna appartenere chissà a quale giro, che vengono informati i soliti noti, date la possibilità ai ragazzi napoletani che fanno della creatività e della manualità la possibilità di partecipare, non soltanto quindi esibendo il loro talento, ma in modo ancor più proficuo, potendosi mettere in rete.